Buonasera a tutti i lettori di Commodities Trading, mercoledì 1 marzo 2017. Breve appuntamento video dove andremo ad esaminare la situazione delle scorte di greggio statunitensi dopo il report diffuso dalla Energy Information Administration e al termine della parte, diciamo, fondamentale andremo a vedere la reazione dei prezzi e cercheremo di fare qualche considerazione su quanto sta accadendo in queste ultime sessioni. Quindi, partiamo con il report dell'Energy Information Administration. Prima, come di consueto, vi ricordo che tutte le informazioni che troverete all'interno di questo video sono da intendersi a carattere puramente informativo e non costituiscono sollecitazione al pubblico investimento risparmio e tantomeno l'acquisizione di posizioni nell'una e nell'altra direzione sui prodotti trattati. Via con il petrolio. Vediamo, le scorte di greggio si attestano a 520,2 milioni di barili, quindi abbiamo un nuovo rialzo di 1,5 milioni di barili rispetto al report precedente, quindi andiamo a violare ancora al rialzo quei 518,7 milioni di barili a magazzino che si registravano nel report della settimana passata. Scorte di benzina in lieve calo a 255,9 milioni di barili contro i 256,4 milioni del report precedente e lieve calo anche per i prodotti distillati che scendono a 164,2 milioni di barili. In termini di produzione abbiamo un nuovo incremento dell'output statunitense con una media di 9,032 milioni di barili giornalieri e in rialzo quindi rispetto ai 9 milioni circa del report precedente. Le importazioni anch'esse aumentano e si attestano a quota 7,589 milioni di barili medi giornalieri contro i 7,286 milioni del report precedente. Andiamo a terminare la nostra lettura del report della Energy Information Administration andando ad esaminare il tasso operativo delle raffinerie, che vediamo che dopo il calo delle settimane passate tende a risalire e si attesta all'86% contro l'84,3% della settimana passata. Quindi questa è un po' la situazione del greggio dal punto di vista fondamentale, chiaramente riferito solamente al discorso Energy Information Administration. Per quanto concerne i prezzi, vediamo che sono poco variati. Se andiamo a vedere il nostro prodotto, che si attesta a 53,87 dollari per barile, in calo dello 0,2%. Abbiamo parlato molto di petrolio negli ultimi articoli pubblicati. Tra le altre cose vi ricordo di andare a leggere l'articolo contenente l'analisi di Liam Denning sul perché le scorte di greggio non stanno in questo momento influenzando le quotazioni, e vediamo, adesso non lo avevamo fatto con diciamo tutte le criteri del caso nella stesura dell'articolo, perché comunque abbiamo il nostro appuntamento settimanale col petrolio, ritenuto più opportuno farlo in questa sede. Parlando di prezzi, vediamo, le quotazioni sono inserite all'interno di questo triangolo e vediamo come i prezzi siano letteralmente schiacciati a ridosso della resistenza che abbiamo individuato, quota 53,88 dollari per barile. Quindi sicuramente una situazione d'attesa, e a questo proposito si vedono i commenti di taluni analisti, peraltro molto accreditati, che si ostinano a dire: sicuramente questa situazione finirà, avremo un'evoluzione nell'uno e nell'altro senso. Credo che fino lì, anche se non si è analisti super accreditati delle migliori testate, credo che a quello ci arriviamo praticamente tutti. Chiaramente abbiamo i prezzi che sono letteralmente compressi a ridosso di un determinato livello, quindi è lecito attendersi una reazione violenta nell'una e nell'altra direzione. Onestamente su questo credo che non abbiamo dubbi. Su cosa dobbiamo concentrare la nostra attenzione? Su due cose fondamentalmente. Di questo, a questo proposito, ne parliamo brevemente qui, ma è tutto spiegato in modo più dettagliato nell'articolo di cui vi ho parlato in precedenza, e vi metterò magari il link qui in descrizione, così lo potrete reperire con più semplicità. Dicevamo, due sono gli argomenti da tenere in considerazione, ossia delle scorte e una produzione statunitense che continuano a crescere,
e l'attenzione degli operatori che ormai si concentra praticamente solo sulle vicende OPEC, quindi tagli di produzione e quant'altro. Attenzione perché quando avremo il prevalere dell'uno o dell'altro, allora lì ci sarà il movimento di prezzo che stiamo aspettando. E onestamente, quando arriva qualche domanda, in che direzione sarà questo movimento? Chiaramente in questo momento non è semplice dare una risposta a questa domanda e probabilmente da parte mia, detto con molta onestà, sarebbe anche presuntuoso cercare di dare una risposta a questa domanda. Perché? Perché abbiamo a che fare con dei dati fondamentali che ci vengono comunicati sostanzialmente con il contagocce, fatta eccezione per i dati in arrivo dagli Stati Uniti, che ci mostrano una condizione di produzione e scorte in costante aumento, e questo sappiamo che non fa bene ai prezzi. In questo momento le quotazioni non stanno scontando il contesto, diciamo, americano, perché, come abbiamo appena detto, tutti gli operatori di settore hanno gli occhi puntati sulle vicende OPEC e di quei produttori chiaramente esterni al gruppo che hanno aderito agli accordi. Di conseguenza i dati che stanno arrivando dagli Stati Uniti passano, diciamo, in secondo piano. Però questo ci deve far prestare ancora una maggiore attenzione, perché dovesse mai succedere che da parte OPEC ci venga mostrato un tasso di conformità non elevato come ci potremmo attendere, allora sì che i dati statunitensi avrebbero il prevalere e probabilmente potremmo avere un calo delle quotazioni. Anzi, onestamente mi sbilancio su questo, direi che quasi sicuramente, in assenza di un continuare del tasso di conformità elevato, avremo un calo delle quotazioni. Perché? Perché i fondamentali propri del prodotto andrebbero a riprendere il sopravvento su quelle che sono attualmente delle speculazioni, se vogliamo dire, perché comunque alla fine il tasso di conformità agli accordi ci deve ancora essere comunicato. Abbiamo una prima evoluzione che ci mostra un quadro elevato, ma il continuo di questa situazione deve ancora essere comunicato, lo sarà mese per mese tramite i report dell'apposito comitato di controllo. Quindi, diciamo, questo è un po' quanto la situazione del greggio. In termini di supporto abbiamo il nostro pattern di tipo triangolo che ci dà qualche indicazione. Siamo quasi alla fine, avremo un'uscita, però anche questo non vuol dire che il trend laterale non possa continuare, perlomeno a breve termine. E in termini di invece supporto e resistenza possiamo trovare la media mobile a 100 giorni, che ha già arginato i cali in occasione della sessione dell'8 di febbraio. Primo supporto statico da andare a prendere in considerazione, ce l'abbiamo qua, 51,83. Prima resistenza, statica intorno ai 55 dollari per barile. Questa, diciamo, un po' la situazione. Una rottura di 55, se dovesse arrivare, ci potrebbe portare le quotazioni senza eccessivo sforzo fino ai recenti massimi che della sessione del 3 di gennaio a quota 56,92. Questo, diciamo, un po' il quadro generale. Al contrario, dovessimo forzare la media 100 giorni, abbiamo ancora un forte supporto dato dalla media 200, questa verde che vi sto indicando, che comunque transita al di sopra dei 50 dollari per barile. Quindi questo è un po' il quadro del greggio dopo la diffusione del report dell'Energy Information Administration. Termina qua questo breve video. Come sempre, grazie per la vostra attenzione, buon trading a tutti.